Allora, buonasera a tutti. Architetto, buonasera. noi siamo qui per presentarvi un progetto pilota della Direzione Generale Musei. Come sapete, la Direzione Generale Musei si occupa di coordinare i musei delle DRM, delle Direzioni Regionali Musei. E abbiamo elaborato un progetto che pensiamo e immaginiamo possa essere tranquillamente riproposto nelle altre DRM e abbiamo iniziato con un museo della DRM Lazio, che è il museo di Palazzo Altieri Auriolo Romano. Questa situazione mi vede sovrapposta, nel senso ho ideato il progetto per la direzione musei dove lavoro, sono anche il direttore di Palazzo Altieri Auriolo Romano, quindi ho provato a fare entrambe le cose per fare una sorta di cavia. Io vi ho messo qui un video che spero possa partire. Secondo te come parte? Così? No? Sì, abbiamo provato e funzionava. Adesso non va. Vuoi far partire te il video giù in fondo? Ce lo fate partire voi? Ok. Forse è meglio prenderlo da fuori, che l'abbiamo messo dentro, lì funzionava, ma qui no. c'è un problema tecnico sul video. È un problema, vado avanti. Scusate, non parte neanche a parte? Cioè, quell'altro file erano due file, no? Eccolo. Il territorio della Tuscia meridionale è ricco di palazzi e di ville. Ha una fondazione cinquecentesca, viene costruito alla fine del Cinquecento dai Santa Croce. Sarà Giorgio Santa Croce a decidere l'erezione qui di un palazzo che potesse sottolineare l'importanza della famiglia che da poco aveva ottenuto questo feudo dagli Orsini. La faggeta di Monteraschio ancora oggi è importantissima in questa zona ed è entrata a far parte del patrimonio UNESCO nel 2017. Sarà Giorgio Santacroce a decidere di far disboscare questa zona e a costruire qui non solo il palazzo di famiglia, ma anche un intero borgo. E così ancora oggi Auriolo Romano si trova ad avere questo impianto cinquecentesco tra i pochissimi borghi di quell'epoca con un piano così organizzato. Alla morte di Onofrio Santacroce, il figlio di Giorgio, il palazzo passerà rapidamente agli Orsini e poi con l'elezione al soglio pontificio di Clemente X Altieri il palazzo entra nelle mani della famiglia Altieri. Sarà Clemente X Altieri a trasformare il borgo di Auriolo in principato decidendo di darlo al nipote Gaspare Altieri, da poco sposato con Laura Caterina, e sarà lui con la moglie a organizzare una nuova decorazione all'interno del palazzo. Le sontuose sale con un afflato decisamente barocco prenderanno il sopravvento sulle sale cinquecentesche che erano state affrescate da Giovanni Baglione. Oggi noi troviamo una commistione interessantissima tra 5 e 600. La sala nella quale ci troviamo, la sala da pranzo, mostra come alla fine del Settecento Giuseppe Barberi riuscì a interpretare il gusto allora in voga della Pompei riscoperta e degli stucchi delle antichità all'interno
all'interno di un ambiente che viene completamente decorato. Il palazzo, dopo gli anni 70, divenendo proprietà dello Stato, è diventato un palazzo aperto al pubblico come museo, e ancora oggi è un museo che afferisce alla Direzione Regionale Musei Lazio. A Palazzo Altieri abbiamo scelto i rappresentanti ufficiali della casata, cioè i ritratti dei cardinali di famiglia e il ritratto del pontefice, seguito da quello del principe. Questo dipinto ad olio su tela è il ritratto del principe Gaspare Altieri. Questi che vedete sono i tasselli di pulitura. Come prima cosa, prima di affrontare la pulitura, si esegue una buona analisi visiva. Dopo le indagini autoptiche è necessario effettuare una serie di indagini scientifiche che ci aiutano a definire meglio lo stato di conservazione del dipinto ed anche la composizione materica dell'opera stessa. Dobbiamo effettuare indagini imaging come la fluorescenza UV, la riflettografia infrarossa, la radiografia X, indagini spettroscopiche come la fluorescenza X e l'UV-VIS. Abbiamo anche utilizzato una tecnica assolutamente innovativa e appena brevettata chiamata macro XRF. Con questa tecnica riusciamo a vedere la composizione chimica del dipinto come se fosse una foto. Questo insieme fra tecnologie innovative e competenze professionali antiche rende l'Italia ancora più unica in questo contesto. E siamo così orgogliosi e lieti di poterlo effettuare su questo dipinto, in questo progetto. La pulitura si affronta dopo aver eseguito una serie di test. Si preparano alcune miscele con percentuali di solventi diverse, si eseguono delle prove, delle piccole prove, e secondo il risultato della rimozione che si ottiene si sceglie la miscela più adatta, in modo che lavori solamente sulla superficie del dipinto senza penetrare. Dopo la pulitura si ha la stuccatura, in presenza di abrasioni, in presenza di lacune del supporto o di perdita di pellicola pittorica, e a seguito il ritocco pittorico. Le lacune presenti in quest'opera saranno reintegrate a tratteggio, quindi una tecnica riconoscibile. Il lavoro di restauro su queste opere è durato 4 mesi e siamo contenti però che queste opere tornino visibili al pubblico. Il restauro in fondo è poter conservare e poter far fruire di queste opere più a lungo possibile, perché le opere vivono anche per il pubblico, per chi le vede, per chi ne gode. Visto è un video a carattere, una clip a carattere eminentemente didattico. Il progetto era nato in relazione a una collaborazione con il MAECI, con il Ministero degli Esteri, per fare in modo che potessero essere realizzate piccole mostre che parlassero del territorio italiano all'interno degli istituti di cultura. La questione Covid, la questione pandemia ci ha bloccato e quindi abbiamo rielaborato il progetto, non su tutte le opere ma su una soltanto, che è quella appunto che avete visto del principe Gaspare Altieri. Si tratta di un restauro di Ferdinand Foé, è un'opera bellissima del 1671. Mi rimette per favore il PowerPoint? Grazie. Ed è insomma un'opera che per noi è fondamentale, perché il principe Gaspare Altieri è il primo principe del principato realizzato per lui da suo zio Clemente X nel 1671, quindi cade in questo anno l'anniversario, il 350° anniversario, e abbiamo pensato di realizzare un progetto di valorizzazione territoriale che porti il principe a trovare il suo territorio, a riprendersi
idealmente il suo territorio, e per fare questo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado. Il nostro museo è un museo poco visitato, soprattutto poco visitato dalle scuole del territorio, e quindi abbiamo deciso di andare noi da loro. Abbiamo ipotizzato delle presentazioni, abbiamo realizzato delle presentazioni, qui vedete alcune cose della Notte dei Musei, abbiamo creato dei pannelli didattici, abbiamo realizzato anche delle brochure, e abbiamo condiviso questa idea con le scuole, che immediatamente, nonostante fosse giugno, hanno risposto in maniera positiva. Ecco, qui vedete la Notte dei Musei, e quello che sto raccontando a voi lo abbiamo raccontato anche a loro. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare quello che è sempre stato fatto in altri paesi del mondo, la National Gallery di Londra in particolar modo, ma che in Italia ancora non è stato toccato. Mi dispiace che Marika è andata via, perché abbiamo lavorato insieme alle linee guida per i prestiti, e quindi insomma abbiamo ben chiaro quello che significa movimentare le opere d'arte. Guardate il territorio su cui insisteva il Principato di Gaspare. Dove vedete Gaspare c'è Oriolo Romano, ma il suo principato toccava Monte Virginio, Canale Monterano, Manziana, si allargava leggermente più a nord, ovviamente non arrivava a Vetralla, a Ronciglione. Qui siamo tra il lago di Bracciano e il lago di Vico, insomma, siamo nella Tuscia meridionale. Abbiamo chiamato tutte queste scuole e loro ci hanno risposto positivamente. Si tratta di istituti che vanno dalla materna fino al liceo scientifico. La nostra volontà è quella di costruire con gli insegnanti dei progetti di lavoro laboratoriali, essenzialmente, a partire dalla presenza del principe nella loro scuola. Quindi abbiamo fatto realizzare una mostra viaggiante con dei pannelli, parliamo di una mostra che dura una mattinata. L'opera, che è in perfette condizioni, era già stata restaurata e foderata molti anni fa ed è stata appunto restaurata adesso, viaggerà in tutta sicurezza in una cassa fatta realizzare ad hoc, una cassa che pesa molto di meno rispetto alle casse normali, che non si apre con le solite viti ma a scatto, e che quindi è una sorta di valigia, se volete, ma che ha tutti i crismi e gli standard qualitativi della cassa che porta le opere per le mostre, e questo speriamo faccia ritornare in un rapporto di dot des i ragazzi nel museo. Questi sono dei pannelli che abbiamo ideato insieme a Stefano, che parlano non solo della storia del principe, ma quello che ci era più che ci stava più a cuore era quello di parlare della tecnica e della scienza, anche per cercare di sottolineare l'importanza della scienza per le scuole. Poi di questo ne parlerà ovviamente Stefano. Qui vedete tutta una serie di bozzetti che sono state fatti, ovviamente non sarà un trolley con ruote, non è pensabile realizzarlo in quel modo lì, ma abbiamo dato alla cassa, e la ditta Montenovi se ne sta occupando, la forma proprio di una sorta di valigia, quindi avrà i bordi ribattuti in ferro. I ragazzi vedranno proprio arrivarsi una sorta di valigia. Ovviamente questo significa farlo muovere con tutta la sicurezza, anche dal punto di vista assicurativo, non solo dal punto di vista fisico. Il principe arriva, viene realizzato in precedenza un luogo a lui consono, che può essere una palestra, purtroppo adesso non delle sale, può essere visto da vicino dai ragazzi, può essere indagato a secondo il progetto che viene fatto, e quindi questa cosa a noi ci riempie di orgoglio. Noi qui ve ne parliamo progetto pilota, che però partirà proprio il 3 ottobre, perché il 3 ottobre è l'inizio del nostro principato, e quindi il tour comincerà in quel momento lì. Ora io vi ringrazio e lascio la parola a Stefano Ridolfi. Mi sposto di qua. No, non ti preoccupare. No, okay.
Viene chiesto di spiegare come la scienza può essere utile in questo tipo di laboratori didattici, diagnostici e così via. Volevo innanzitutto però premettere che questo secondo me è un progetto pieno. Che intendo con progetto pieno? Un progetto che nasce con idea, con obiettivo, lo persegue e lo raggiunge, ma in corso d'opera, vuoi per lo zeitgeist, vuoi per il tempo che è passato, le cose sono successe e così via, lo stesso progetto diventa nuce, diventa origine di altre idee, si trasforma in un progetto pilota. Nasce un progetto e poi diventa un progetto pilota perché? Perché non soltanto il principe va a trovare i suoi fedeli, come si può dire, no, fedeli, i suoi partecipanti al proprio territorio, ma più importante, questo tipo di attività, questo tipo di movimento può essere utile in tante altre situazioni. Nella prima, per esempio, facciamo conoscere, rendiamo noto dei luoghi minori. Che vuol dire luogo minore? Non che ha minori opere d'arte meno belle. Il luogo minore purtroppo è minore perché sta vicino alla maggiore. E quindi Oriolo, stando vicino a Roma, soffre di questa, è chiaro, presenza così invadente. Ma se riusciamo a far conoscere Oriolo anche ai romani, e qui non soltanto in quelle scuole del territorio suo, proprio del principe, ma anche espandendo più là la nostra conquista del territorio stesso, facendo conoscere quindi un luogo minore attraverso che cosa? Un oggetto del suo possesso, del suo museo, noi riusciremo quindi a attrarre l'attenzione di persone che poi non hanno mai necessità o forse il caso di conoscere un certo posto e di poterlo avvicinare. L'altra cosa invece più importante potrebbe essere post-Covid, quello di dover interagire non più soltanto con persone poco interessate all'arte, ma con persone totalmente disinteressate. Siamo ormai abituati a stare a casa, è più difficile uscire, quindi poter portare il museo a casa, diciamo così, che potrebbe essere soltanto più scuole, potrebbe essere le banche, le succursali, potrebbero essere i comuni e tanti altri luoghi in cui facciamo conoscere a questo punto non il principe di Oriolo, ma un'opera d'arte restaurata, un'opera d'arte studiata, un'opera d'arte che rappresenta lo spirito di un tempo e di un luogo. Quindi se riusciamo in qualche modo a uscire da questa logica e riprenderci quelle persone che il Covid ci ha allontanato con questo museo in valigia, e questo è un progetto pieno, un progetto che nasce per una cosa e poi si scopre che può farne ben altre 3-4. Allora mi viene chiesto di mostrare che può fare la scienza, troppo forte, che può fare la scienza nell'ambito di progetti diagnostici, di cantieri diagnostici e così via. Può fare molto, perché questo? Perché la scienza, la chiamo io, il pepe che insaporisce una pietanza già buona. Io non so che ho di fronte, probabilmente sono tutti storici dell'arte e così via. Chi è un tecnico? Chi alza la mano per essere un tecnico? Pago un tecnico. Abbiamo un tecnico, grazie. Allora, abbiamo un tecnico. Le opere d'arte sono belle, il restauro è bello, la storia dell'arte associata all'opera d'arte, la storia soltanto così è bella, ma se riusciamo a impreziosire questa cosa con un quid di più, certamente renderemo più interessante tutto il processo di acquisizione che sta avendo la persona quando è di fronte a un'opera d'arte restaurata e studiata. Qui per esempio, tanto per rendere la cosa più un po' più interessante, in basso a destra abbiamo per esempio la Fornarina, con questa nuova tecnica che è la Matrix RF associata a essa, in alto a sinistra abbiamo la chiesa 250 metri quadri di affresco, la chiesa nuova a Roma del 1650, Piero della Cortona. In qualche modo le informazioni che non sono informazioni tecniche, ma sono informazioni passionali visto dal punto di vista dell'occhio tecnico. Queste cose certamente rendono più prezioso una storia che stiamo raccontando a un pubblico che può essere o di ragazzi e quindi totalmente inesperti, o di adulti che sono però a questo punto ignoranti di ritorno. Almeno i ragazzi sono ignoranti di prima acchito e almeno sono in qualche modo ingenui. Quindi in qualche modo riuscire a incuriosire queste persone e riattrarle a un contesto di arte che appartiene a un territorio, credo che sia uno degli scopi della scienza applicata ai beni culturali. Entriamo in questo caso specifico. Qui abbiamo le indagini scientifiche che abbiamo effettuato su questa tela, che sono quelle in qualche modo classiche nella prima parte, e tuttavia è evidente che poi mi racconti che fai, allora poi ci parliamo un attimo, sono curioso. È evidente che sei Sonia? Ma io non vedo niente, ragazzi, non riesco proprio a vedere niente. Ciao Sonia, scusami. No, che non vedo proprio, sono cecato. perdonami, sono cecato, scusate. Allora, dicevo,
che già a vista si vedono, sono belle in qualche modo, quindi attraggono l'occhio. Un attimo che ho attratto l'occhio, ho attratto l'attenzione. Un attimo in cui io mostro qualcosa di bello, e il bello non è necessariamente l'opera d'arte come voi siete abituati a vedere, ma è bello anche il risultato scientifico di un'indagine fatta su un'opera d'arte. Anche quello è bello, perché nell'attimo in cui io, scienziato, guardo quell'immagine aperta da sinistra a colori, vedo che è un falso colore, io già riesco a dire che le labbra sono al cinabro, per esempio, e questo lo dico io come tecnico, ma vado a spiegare anche a un ragazzo, vado a spiegare a un adulto ignorante di ritorno e così via, che queste immagini sono belle perché dicono qualcosa, così come l'opera in quanto tale dice qualcosa allo storico dell'arte che la legge, chiaramente, e quindi a piacere a spiegare a un profano cosa lui legge, una cosa che appare come un'immagine, niente di più. Li abbiamo in basso invece la tecnica innovativa, la Matrix RF, che dà, per esempio, quelle due immagini, ok? Allora, quella a sinistra, parlo di quelle due in basso, c'è la serino qua, sì. Appunto, vabbè, in basso a sinistra, ok? Il parruccone in basso a sinistra e quelle immagini con alcune macchie bianche a destra, invece. Nella parte a sinistra c'è l'immagine del ferro di questo dipinto. Questa è una nuova tecnica, la Matrix RF, con questo progetto che abbiamo fatto con NFM e Lazio Innova. Ci dà una sorta di radiografia elementale, nel senso che io faccio un'immagine e vedo il ferro, faccio un'immagine e vedo il rame, faccio un'immagine e vedo lo zinco. La seconda immagine, quella in bianco e nero, è lo zinco presente nel dipinto, ma il dipinto è del 1700, del XVIII secolo. XVII secolo, ok, vedete, i fisici devono sempre imparare qualcosa. Il dipinto del XVII secolo, che ci fa lo zinco su quel dipinto? Ci fa che è il restauro. E quindi molto semplicemente il restauratore ha un'immagine della posizione dei restauri, cosa che in qualche modo l'UV stesso ci può dire, ma qui ce lo sta dicendo a livello proprio elementale, quindi vediamo lo zinco, vediamo il titanio, vediamo altri elementi anacronistici che vanno a dirmi dove il restauro è stato effettuato e quindi dove deve essere rieffettuato. Lì in alto a destra vediamo una persona di spalle che fa l'XRF sul dipinto, è di spalle perché è fondamentale che sia di spalle, che sarà di fronte o di fianco, si vedeva la pancia, e quindi la mia, e quindi ho chiesto la foto fosse fatta di spalle. L'ultima slide, ecco qua l'evento che abbiamo fatto proprio a Palazzo Oriolo, a Oriolo Romano. Vediamo in alto questi piccoli stand che vengono sollevati in un attimo, i pull-ups si chiamano, quindi roll-ups. Grazie. Roll-ups che sono piccolissimi, leggerissimi, ma che sono alti 2 metri e largo 60 centimetri. Quindi immaginate quante informazioni siamo riusciti a mettere. Se non sono 4 i roll-ups, il primo sulla storia, il secondo il restauro, terzo e quarto diagnostica. La prima della diagnostica classica, la seconda diagnostica innovativa. Quindi con 4 roll-ups, con 4 piccolissimi ingombri che vanno insieme in valigia, noi avremo una storia raccontata a chi semplicemente può leggerla. Lì vediamo poi lì i roll-ups messi nella sala di fronte vicino al dipinto, le persone, e lì in fondo, in basso a destra, le persone che hanno curato invece questa cosa, perché ricordiamoci, possiamo avere tutta la tecnologia di questo mondo, ma se non abbiamo le persone adatte a fare una certa cosa, quella cosa non può essere fatta, non verrà fatta. Quindi abbiamo Ilaria, Valerie e Ines. Credo di aver finito. Ok, grazie mille. Grazie.